Sono rientrato al mio paese. Sono rientrato di notte, altrimenti sarei andato subito alla Vespa. Adesso vi faccio vedere in diretta se funziona il primo colpo. Dopo 6 mesi? Ancora. Guardiamo come va. Bisogna colpire la ruota che sgonfia, già la sto spendendo. Adesso vediamo. Proviamo al primo colpo se si accende. Forse no, ma vediamo. Primo no. Facciamo arrivare la benzina. Mi sono dimenticato di tirare l'aria. Arrivare alla benzina e va. Adesso cambio la ruota, vado a farci un giro, poi vi faccio vedere tutto quello che ci serve per fare dei lavoretti. Guardate, mi sposto un po', altrimenti c'è il rumore della, vi faccio scarburare un po'. Adesso cambio la ruota e ci faccio i lavoretti, piccole cose che servono. Controllo bene e questa sera vi farò vedere in questo video. Ogni giorno uscirà un video sulla Vespa, quindi piccoli lavoretti che ci farò, comincerò ad aggiustare qualcosa e vi spiegherò pian piano il viaggio che farò. Il 6 maggio dovrebbe partire, se liberano un po'. Vi lascio il rumore della Vespa in sottofondo, ma mi mancava da 6 mesi questo rumore. Un po' alto il minimo, adesso lo devo abbassare. Ho gonfiato le ruote, che devono essere 2,2, la mia era 0,6, quella dietro, quella davanti era 0,8. Adesso aggiustiamo il minimo, che è un po' alto. Vedete? Già è di meno. Forse un altro pochino. Questo è il rumore suo. T'ho portato tutti gli adesivi che mi hanno regalato in questi 6 mesi in viaggio con la macchina, perché ho incontrato tanti Vespa Club per via delle presentazioni. Adesso, trovando spazio, ce l'attaccheremo ad uno. Tutti quanti hanno detto: vai in Calabria, 40 gradi, sole, vai al mare. Ecco, pioggia. Pioggia forte. Ho dovuto portare la Vespa dentro e adesso vi faccio vedere con calma tutte le cose che avevo lasciato. Mi è mancato un sacco. Vi faccio sentire di nuovo il rumore. Allora, vediamo cosa è rimasto del libretto di tutto. Allora, assicurazione dello scorso anno 2020 scaduto, libretto in buone condizioni, revisione valida fino al 2022 e ci siamo.
assicurazione nuova che ho fatto, che si trova qui. Quindi, dal punto di vista dei documenti, sono a posto: assicurazione, libretto e previsione. Il Vespa Club Este, questa è la provincia di Padova, mi ha regalato questo bellissimo librettino. E adesso li metto qui dentro. A posto. Qui i documenti sono pure permessi. Poi, cosa c'era rimasto da allora? Tenaglia, chiave inglese, una penna mezza distrutta, la bobina, un'altra penna e due cacciaviti importantissimi. Rispetto ad altre Vespe, devo dire che questa pick up, il fatto che abbia questo bauletto mi ha fatto risparmiare un sacco di spazio. Ho davvero messo tantissime cose in questo bauletto, quindi mi è utilissimo. Poi non è che sia grande, però i suoi chili li porto quando metto borsoni, zaini. Non ho mai sofferto, ho sofferto quando non c'era più compressione, bisognava cambiare le fasce, altrimenti non ho mai sofferto. Una ventina di chili credo di averlo portato tra tende e tutte le altre cose. Quindi alla fine questa Vespetta va alla grande. Adesso parto. Adesso andiamo a vedere la parte più simpatica, perché cercherò in qualche modo di mettere tutti questi adesivi che mi hanno regalato, pure oltre alle fasce, una decina che metterò stasera o domani, mi hanno regalato tutte questi adesivi, dal Piemonte alla Toscana, al Lazio, Lombardia, Calabria. Adesso troviamo il modo di attaccarli. Inizio con gli adesivi più piccolo, questo qui di Albano Laziale, potrei metterlo in questa zona. Questo qui è piccolissimo, eppure non ci entra da quasi nessuna parte. Lo attacchiamo qui. Domodossola. Ho fatto un grande errore. Prima dovevo lavarlo la Vespa. Sto mettendo con tutta la polvere sopra e questo non si attaccano. Sto facendo tutto il contrario. Prima dovevo pulirla per bene. Guardate cosa c'è qui sotto. E poi devo mettere gli adesivi. Comunque, dalle prossime settimane vi parlerò del mio viaggio, che dovrebbe partire, se tutto va bene, che aprono, allentano un po' le restrizioni, il 6 maggio. Farò un gran giro. 15.000 km con questa Vespa. 15.000. Come faccio a mettere questi che sono tutti grandi? Prossima volta che fate gli adesivi, me li fate piccoli, in modo da metterli dappertutto. Adesso facciamo una bella lavata e poi, se smette di piovere, perché sta piovendo, faccio anche un giretto. In questo video vi ho fatto vedere la Vespa come l'ha messa. Si è accesa abbastanza subito, alla fine l'ho pulito, ho messo gli adesivi e questa sera uscirà il video su questo. Domani invece, nel prossimo video, vi farò vedere tutti i pezzi che ho, che uso per viaggiare. Quindi tutti i pezzi che servono in caso di rottura o di bisogno di qualcosa. Per il momento il video finisce qui. Io vorrei fare anche un giro in Vespa, ma sta piovendo. Non ne vale la pena, quindi lo faccio domani. Il video finisce qui. Se avete qualche cosa da chiedere, scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale, perché tutti i video da adesso in poi usciranno e sarete al corrente. E fra un mese e mezzo, se tutto va bene, parto per il mio grande viaggio. Quindi potete vedere tutti i video ogni giorno o quando li farò. Quindi iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao giovani!